Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e, come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io non ritorno indietro, io non ritorno.
Libro di Cielo, volume 1, capitoli 2 e 3. Una novena del Santo Natale, circa l'età di 17 anni, mi preparai alla festa del Santo Natale praticando diversi atti di virtù e mortificazione, e specialmente onorando i 9 mesi che Gesù stette nel seno materno con 9 ore di meditazione al giorno, appartenente sempre al mistero dell'incarnazione. Come per esempio, in un'ora mi portavo col pensiero nel paradiso e mi immaginavo la Santissima Trinità, il Padre che mandava il Figlio sulla terra, il Figlio che prontamente obbediva al volere del Padre, lo Spirito Santo che vi consentiva. La mia mente si confondeva nel mirare un sì grande mistero, un amore sì reciproco, sì uguale, sì forte fra loro e verso gli uomini. E poi consideravo l'ingratitudine degli uomini, specialmente la mia. In questa considerazione mi sarei stata non solo una bella ora, ma ancora tutta l'intera giornata. Se non mi avesse fatto sentire una voce nel mio interno che mi diceva «Basta così, vieni e vedi altri eccessi più grandi del mio amore». Quindi la mia mente si portava nel seno materno e rimaneva stupita nel considerare quel Dio sì grande nel cielo, ora così annichilito, impicciolito, ristretto, che non poteva muoversi e quasi neppure respirare. Alla voce interna che mi diceva «Vedi quanto ti ho amato», De, dammi un po' di largo nel tuo cuore, togli tutto ciò che non è mio, perché così mi darai più agio a potermi muovere e a farmi respirare. Il mio cuore si struggeva, gli chiedevo perdono, promettevo di essere tutta sua, mi sfogavo in pianto, ma però lo dico solo, lo dico con mia confusione che ritornavo ai miei soliti difetti. Così passai i giorni della novena. Dopo qualche tempo, mentre giunse la vigilia, mi sentivo più che mai accesa di insolito fervore vi stavo nella stanza, ed eccomi che mi si fa dinanzi il bambinello Gesù, tutto bello sì ma tremante, in atto di volermi abbracciare. Io mi alzai e corsi per abbracciarlo, ma nell'atto di stringerlo mi scomparve, e questo si ripeté per ben 3 volte. Restai tanto commossa ed accesa che non so spiegarlo, ma però dopo qualche tempo non ne feci più tanto conto e non feci motto a nessuno, ed intanto io vi cadevo nelle solite mancanze, sebbene la voce interna non mi lasciò più mai. In ogni cosa mi riprendeva, mi correggeva, mi animava. In una parola, fece per me il Signore come un buon padre, che il figlio cerca di sviare dal dritto sentiero, e lui che usa tutte le diligenze e le cure per ritenerlo, in modo da formarne il suo amore, la sua gloria e la sua corona. Onde il Divino Maestro dal principio posa mano a spogliare il mio cuore da tutte le creature, e con voce interna mi diceva: io sono tutto il bello che merito di essere amato. Vedi, se tu non togli questo piccolo mondo che ti circonda d'intorno, cioè pensieri di creature, immaginazione, io non posso liberamente entrare nel tuo cuore. Questo mormorio nella tua mente è di impedimento a farmi sentire più chiara, farti sentire più chiara la mia voce, a versare le mie grazie, ad innamorarti veramente di me. Promettimi di essere tutta mia ed io stesso metterò mano all'opera. Tu hai ragione che non puoi niente. Non temere, farò io il tutto. Dammi la tua volontà e ciò mi basta. E questo succedeva al più nella comunione. Quindi gli promettevo di essere tutta sua, gli chiedevo perdono che fino a quel punto non lo ero stata, gli dicevo che veramente lo volevo amare e lo pregavo che non mi lasciasse mai più sola senza di lui. E la voce che continuava: no, no, verrò insieme con te ad osservare tutte le tue azioni, i movimenti, i desideri tuoi. Inizio oggi con questa meditazione una serie di meditazioni che si possono, diciamo così, intitolare come ci si prepara al regno della Divina Volontà, andando a meditare una serie di brani scelti, di passi scelti del primo volume e probabilmente del Libro di Cielo. Probabilmente vediamo quello che appunto la Divina Volontà vuole. È un'operazione che sarà proseguita anche con gli altri volumi anteriori all'11, che, come è noto nella letteratura, nella bibliografia di Luisa, è il volume da cui l'argomento praticamente unico diventa la Divina Volontà in maniera esplicita.
Ora, gli esperti, gli scritti di Luisa, raccomandano l'attenta lettura anche dei primi capitoli, dei primi volumi del Libro di Cielo, senza saltare, passare immediatamente alla Divina Volontà, anche se è chiaro che questo mondo esercita un fascino e un'attrattiva straordinari, perché quando lo si percepisce e conosce un po', se ne rimane letteralmente incantati. Perché è così importante però passare per i primi 10 volumi? Perché Luisa ha avuto questo dono a 46 anni, abbiamo sentito qui che comincia tutto a 17 anni, significa 30 anni di preparazione. E vedremo quante cose il Signore gli ha insegnato, no? Piano piano, cominciare da quelle che abbiamo visto oggi. Che cosa voglio dire con questo? Ecco che la mia esperienza, breve esperienza, in questo mondo e anche a contatto con qualche persona che si è avvicinata a questo mondo, ha avvertito chiaramente il pericolo dell'illusione spirituale, ne ho parlato in qualche meditazione. Cioè pensare che tutto sommato avere questa perla preziosa e questa cosa così grande sia una cosa relativamente troppo facile. Quindi che basti fare qualche atto di cosiddetti atti attuali nel divino volere, recitare qualche preghiera, dire qualche fiat e tutto è fatto. Magari fare qualche giro, imparare a fare giri nella creazione o nella redenzione e tutto è fatto. A me piacerebbe che fosse così, d'accordo? A me in primis, ma è evidente che non è così. Cioè, il dono della Divina Volontà è una perla preziosa che è la gemma, ecco, il perfezionamento, l'ultimo tassello, ecco, di un cammino che poi tra l'altro è quello che è il cammino che la Chiesa ha sempre fatto e che non è bypassato dal regno della Divina Volontà. Quindi abbiamo adesso questa rivelazione, quindi saltiamo, passiamo direttamente dal fiat creante al fiat santificante, dimenticando il fiat redimente. No, lo vedremo benissimo che non è così. E quindi tutto questo deve invitarci ad una grandissima umiltà e cautela. D'accordo? Io ho sentito, ho visto, ho conosciuto anime ampiamente poverine, poverine, come tutti, insomma, ad un livello di vita interiore basso, non elevato, insomma, no? A un livello ascetico non elevato, a un livello di pratica delle virtù non elevate, essere convintissime di essere entrate nel regno della Divina Volontà e a te se le contraddici. Quindi, questo è un danno enorme, non soltanto per le anime, ma è un danno enorme che si perpetra anche nei confronti del regno della Divina Volontà, perché poi quando le altre persone, e anche di questo ho avuto notizia, entrano a contatto con anime che dicono di vivere tutto questo e che ne parlano assai e a volte troppo e poi vedono alcune cose macroscopiche, visibili, ne restano evidentemente scandalizzate. Questo significa vivere il regno della Divina Volontà? È questo? Evidentemente no. Però, capite, è una persona che è come quando gli uomini di Chiesa, o peggio ancora, ecco, i ministri della Chiesa, non hanno una vita che preceda e accompagna le eventuali loro parole, che devono essere sempre misurate, sobrie, serene, tranquille. Noi non dobbiamo mai dare l'impressione di essere, ecco, una sorta di fanatici, ecco, che vogliono convertire per forza le persone e che vogliono per forza, ecco, forza nella nostra vita di fede è termine che non deve esistere. Dio ci tratta, e nel regno della Divina Volontà questo avviene al massimo grado, come interlocutori liberi e responsabili. Non si estorcono, diciamo così, le conversioni a forza di prediche
ripeto, che rasentano poi il fanatismo, no? Questo vale anche fuori dal regno della divina volontà, persone che si accostano a Dio, che entrano in un movimento, in un posto di questo genere e diventano, mi perdonate, insomma, quasi insopportabili, nel senso che cominciano a prendere di petto le persone a destra e a manca, a fargli le prediche, a dirgli che si devono convertire, che devono andare in quel movimento, che devono sentire quelle cose, cioè, per carità, c'è il dovere di dare la testimonianza, no? Ecco, ma tutto sempre come il regno della Divina Volontà ci insegna con equilibrio, con ordine, soprattutto con quella stessa pacatezza divina che il Signore usa con noi. Senza forzature, d'accordo? E senza illusioni. Ecco, mi si perdonerà questo lungo preambolo. Allora, dopo averci pregato, essermi anche consultato e confrontato, ho ritenuto opportuno io stesso meditare e per coloro che intendono in qualche modo seguire queste meditazioni. Usandole come strumento di preghiera personale anche per loro, imbarcarmi nella meditazione di questi scritti stupendi, che sono la preparazione remota e prossima al regno della Divina Volontà. Allora, completiamo subito Luisa. Siamo proprio all'inizio, questo è il secondo capitolo, sono tra i primissimi iscritti. Purtroppo i primi capitoli, i primi volumi, non riportano le date, anche la suddivisione in capitoli, avverto che è molto discutibile, ci sono varie versioni circolanti in giro degli scritti in attesa che esca l'edizione critica che stanno curando in concomitanza con il processo di beatificazione e quindi anche qui non ci sono riferimenti, d'accordo? E quindi anche la numerazione dei capitoli, l'intitolazione ancora di più, infatti non è proprio fatto riferimento, è del tutto diciamo così. Non arbitraria, ma discrezionale, ecco, da parte dei redattori che ne hanno curato la pubblicazione. E ci sono varie versioni circolanti, insomma, io sto usando un ebook scaricato dal sito della Divina Volontà per queste meditazioni. In ogni caso, abbiamo visto questa novena di Natale. Cosa gli fa fare Gesù a Luisa? Un sacco di orazione mentale. 9 ore di meditazione al giorno sull'incarnazione e vediamo che la meditazione che fa Luisa è la meditazione proprio tradizionale, quella insegnata da San Francesco di Sales, cioè mi rappresenta alla mente un soggetto di meditazione, quindi un'operazione completamente interiore, ad abituare anche, no? Cominciare ad abituare Luisa, sappiamo che il regno della Divina Volontà è un regno tutto interiore, d'accordo? L'esteriorità non c'entra quasi per niente in questo regno, no? Allora, anche la meditazione è più difficile farla alla classica, cioè mi immagino la Santissima Trinità. È un lavoro mentale, no? Si chiama fatturazione mentale. E il Padre che manda il Figlio sulla terra. Lo possiamo e lo dobbiamo immaginare, il Figlio che obbedisce al volere del Padre, lo Spirito Santo che vi consente, no? E ci entra talmente tanto in questa meditazione che dice la mia mente si confondeva nel mirare un mistero così grande, un amore così reciproco, così uguale, così forte tra loro verso gli uomini e la mia ingratitudine. Ecco, e poi prosegue, e quando arriva un altro soggetto di meditazione, quindi quando medita Gesù nel seno materno, vuol dire nel grembo della Divina Maria, quindi Gesù nel grembo della Divina Maria ha vissuto e ha portato le delizie del paradiso e le ha vissute lui a sua volta, godendo dal di dentro del suo ineffabile capolavoro. È pur vero però che la sua natura umana, ecco, rimaneva tra l'altro consapevole perché Gesù ha avuto l'uso del libero arbitrio fin dal concepimento, non avendo come la Divina Maria il peccato originale, quindi si ritrovava in uno spazio angusto, inghilito, ristretto. Il Dio eterno, diciamo, circoscritto e fatto piccolo in quel modo, no? E qui arriva la voce interna, dice Luisa, no?
voce interna che per noi, che non abbiamo doni straordinari, può essere anche e deve essere identificata con un'ispirazione dello Spirito Santo. Durante la meditazione vengono le sante ispirazioni a chi si mette in ascolto, no? E dice: vedi quanto ti ho amato? Quindi a seconda questo frutto dell'impegno di Luisa, no? Dice: attenzione, fammi un po' di largo nel tuo cuore, ed ecco la frase chiave: togli tutto ciò che non è mio, perché così mi darai a suo agio, mi darai più agio a potermi muovere, a farmi respirare. Ora vedete come Gesù, e vedremo, purificherà piano piano quest'anima, no? Allora, il regno del divin volere, parliamo in prospettiva, non può entrare in un cuore che è ancora pieno di tante cose umane. Non ci entra. E se non facciamo piazza pulita, ovviamente nel modo, capite, appropriato e consono allo stato di vita, non è che un marito deve fare piazza pulita nel senso che lascia la moglie, non gli vuole più bene. Non è questo il senso, d'accordo? Ma piazza pulita dalle cose umane, sì, tutto ciò che non è suo, no? Poi c'è questa esperienza, che è una prima esperienza mistica, quindi vedete come Luisa, vedremo, è passata anche per le vie della mistica ordinaria e dell'ascetica ordinaria, no? Gesù bambino le appare, fa per abbracciarle e scompare. Vedete che qual è il senso di questa operazione? Questi sono giochi divini, no? Che sono fondamentalissimi. Dio eccita il desiderio della creatura. Quindi si mostra e poi si ritrae. Perché nel processo dell'unione con Dio, l'arroventamento, diciamo così, del desiderio è un fattore fondamentale. Dio, non so, Dio vuole essere desiderato, ma non desiderato, cioè desiderato fino alla follia, d'accordo? Fino al punto che uno non pensi ad altro, notte e giorno, che al desiderio di Lui. E questo anche, capite come quando si dice che nel regno della divina volontà si riparano tutti quanti i peccati, no? Perché Gesù vuole essere così tanto desiderato? Perché gli uomini non se lo finano proprio, c'è l'indifferenza, l'ingratitudine, no? Poi lui si spiega che da quel momento comincia a sentire questa voce interna. Ecco, la voce interna, la voce in senso stretto, è un fenomeno straordinario. Non dobbiamo aspettarci che accada. Però, ripeto, un passaggio fondamentale, ma fondamentalissimo, che guardate, quasi nessuno impara a fare nella crescita interiore, è imparare ad ascoltare Dio che ci parla nel cuore, con la voce della nostra coscienza. Sono pochi quelli che giungono a percepire questo fatto, no? Per capire cosa sia, io faccio sempre un esempio alle persone, no? Quando vengono a fare grandi confessioni, anche generali, di grandi peccati, poi dicono esattamente, io però non mi rendevo conto di quello che facevo, non lo sapevo che questa cosa era così grave, no? Io ogni tanto gli ho detto, dico, fermati. Ma tu non sentivi dentro di te che quella cosa non la dovevi fare? Non sai perché, non sai per come, non capivi la gravità, non ti ha detto nessuno che era peccato mortale, né ti ha spiegato perché lo era, ma tu non sentivi dentro di te quella cosa, non si deve fare. La risposta è unanime, tutti rispondono sì. Allora, farsi attenti alla voce del nostro cuore è fondamentalissimo, perché, come si dice, che nel regno della divina volontà ci si fonde e Dio praticamente diventa la guida di ogni nostra azione, no? Si alleggeriscono i compiti dei direttori spirituali. Ma questo non può essere dato per scontato, capite, dall'oggi al domani io, puff, prendo la divina volontà e mando a quel paese confessori o direttori spirituali, no? Cioè, a parte che non andranno mai completamente in disuso, e lui se l'ha sempre avuto per tutta la vita e adesso ha sempre fatto riferimento in tutto e per tutto, anche quando era nel regno della divina volontà, no? Quindi bisogna capire bene il senso di certe espressioni.
Però è pur vero che occorre piano piano imparare a farsi attenti alla voce della coscienza, dove parla Dio, dove parla lo Spirito Santo. Cioè ascoltare il nostro cuore nella sua sincerità significa ascoltare la voce di Dio. Io non vorrei adesso uscire fuori tema, né sembrare polemico, ma quando fu fatto un vespaio, un polverone infinito di quella famosa intervista di Papa Francesco a Scalfari, dove parlava della coscienza e del primato della coscienza, dice, ah, questo allora dice che pure quello che pensa Scalfari va bene, allora che so ste cose, ma non diceva questo, d'accordo? Io conosco bene anche le parole di San Tommaso d'Aquino al riguardo. Sapete che San Tommaso d'Aquino dice, sentite, che la voce della coscienza, dove Dio, è talmente importante che quando la coscienza fosse invincibilmente erronea, così si dice, cioè è in errore, si sbaglia nel valutare una cosa, ma in quel momento non ha la possibilità di rettificare il proprio giudizio, va seguita comunque. E si dice in teologia morale, facciamo sempre attenzione, che se la voce della coscienza mi dice di non fare una cosa, d'accordo? Che quella cosa non sarebbe peccato, ma io la faccio pensando che lo sia, faccio peccato. Viceversa, se la coscienza mi dice di fare una cosa che io credo essere buona, veramente, e quella cosa è peccato, non pecco. Questo non lo dice Leonardo Maria Pompei, eh? Questo è l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino sottoscritto dalla Chiesa. Questo non significa evidentemente che la coscienza non abbia il dovere di formarsi e di essere formata, perché se si sbaglia deve essere corretta e deve essere uniformata alla verità oggettiva che ce la insegna il nostro Signore Gesù Cristo. Però fino a qua, cioè, è sempre lei il punto di riferimento, capite? Pensiamo al mondo per esempio, delle sette. Le sette annullano la voce della coscienza, perché tutte le altre persone che fuoriescono da sette di vario genere, da quelle più gravi, che sono le sette sataniche o le massonerie varie, eccetera, eccetera, quelle un pochino più soft, tipo alcuni gruppi religiosi, testimoni di Geova, a volte si vedono anche in giro atteggiamenti, diciamo così, simil-settari, insomma, no? Di vario genere, tutti hanno avuto la voce soffocata e quando escono ti dicono: ma io sentivo che certe cose non le dovevo fare, non le dovevo... però stavamo in quel contesto, stavamo in quell'ambiente che è proprio una tecnica, capite? Quindi ascoltare questa voce, il Signore che interiormente ti corregge, ti smaschera, ti mette nella verità, ti dice quali sono le tue intenzioni reali e vere quando fai una cosa, capite? Noi possiamo cercare noi stessi al 100% anche nelle cose spirituali, d'accordo? Proiettare tutte quante le nostre frustrazioni psicologiche, le nostre insoddisfazioni, trovare nella spiritualità un modo per realizzarci, per essere noi stessi, per emergere, d'accordo? Recentemente il mio vescovo, durante una bellissima pubblica assemblea, diceva: ma quanta gente va nelle parrocchie a vestirsi di bianco, a fare 3.000 servizi. E poi quando scende da lì, se tu lo vedi, dice: ma questo che si è vestito a bianco a fare? Ma che cosa sta facendo sopra quell'altare? Capite? Allora, se uno c'ha questo substrato psicologico grovigliato, umano, ma mi spiegate come fa a entrare nel regno della divina volontà? Ma dove sta la divina volontà qui? Ecco perché bisogna fare questo percorso propedeutico, no? Ultimo aspetto che abbiamo affrontato oggi. Io sono il tutto bello che merito di essere amato, e se tu non togli questo piccolo mondo che ti circonda d'intorno, cioè pensieri di creature, immaginazioni, io non posso liberamente entrare nel tuo cuore. Questo mormorio è di impedimento a farti sentire più chiara la mia voce, a versare le mie grazie e innamorarti veramente di me. Che cosa dice? Pensieri di creature. Pensieri di creature. Allora, questo lo dico, cioè, l'unione con Dio, dice San Giovanni della Croce, è ostacolata da ogni minima forma di attaccamento alla creatura.
Tant'è vero che le famose notti dei sensi e dello spirito non sono altro che un processo dolorosissimo, ma necessario, operato dalla potenza divina, che tende, è come se la nostra fosse arrugginita, a scrostare, a toglierci tutti gli attaccamenti, anche minimi. San Giovanni della Croce dice che una volta c'aveva un frate che, pensate che cosa si era attaccato, si era costruita da solo una croce fatta di due legnetti che si trovano legati con lo spago, e la usava durante le sue preghiere, le sue devozioni. Si metteva davanti a sta croce, sbaciucchiava, giustamente, santamente, è una cosa santa baciare la croce, sta croce, e un giorno San Giovanni della Croce ha detto: leva sta croce, prega da un'altra parte. Questo comincia a fare diavolo a quattro per la croce. Allora San Giovanni della Croce, da buon maestro di spirito, ha detto: bene, se è così, quella croce tu me la dai e io te la tolgo, perché con quella croce tu non raggiungerai unione con Dio. E così è stato. Pensate dove può arrivare la raffinatezza della nostra anima, che cerca attaccamenti, affetti dappertutto, e senza un distacco da tutto l'unione con Dio non c'è. Ma figuriamoci se c'è l'unione con la divina volontà, che ti porta oltre, che ti porta a agire in modo divino, che porta a fonderti con la divinità, cioè in modo tale che lui agisce in te, opera in te, non soltanto si unisce a te con una volontà, come dire, estrinseca, che si mettono insieme, capite, rimanendo due, e tu sei conformato gradualmente a lui. No, nella divina volontà ci si fonde, la volontà diventa una, scompare completamente, come era quella della Madonna, capite, che è scomparsa davanti alla volontà divina, capite. Se ci sono questi attaccamenti, non si sente chiara la voce di Gesù, non si ricevono le grazie e non ci si innamora veramente di lui. La via della divina volontà, ho detto tante volte, è via di amore. Amore che è riservato a tutti, anche a chi è sposato. Essere sanamente e santamente innamorato del proprio marito, della propria moglie, non è di nessun ostacolo, anzi, perché quello è un amore ed un affetto ordinato secondo Dio, specifico, sanamente e santamente innamorati della moglie o del marito, cosa che è tutta da dimostrare che ci sia. Si apre qui un capitolo che ci porterebbe altre 3 ore di meditazione, che poi diventerebbe una catechesi. Quindi, ma ogni volta che un affetto non è secondo la divina volontà, o nell'oggetto, o nella misura, e questo vale anche per le cose spirituali, io vi parlo da prete, e quante anime si attaccano in maniera disordinata al confessore, al prete, facendo un oggetto a volte di vera e propria idolatria, altre volte semplicemente un punto di riferimento troppo forte, anche umano, un punto d'appoggio per le proprie carenze affettive di vario genere, senza che questo comporti nulla di impuro, d'accordo? Almeno per quanto riguarda la mia esperienza, se qualcuno si dovesse azzardare minimamente a sfiorare l'impuro, vola immediatamente dalla finestra, d'accordo? Ma questo non è sufficiente perché i nostri rapporti siano ordinati, perché ci può essere l'idolatria della figura spirituale, fenomeno oggi diffusissimo, oppure l'attaccamento comunque malsano, la dipendenza, per esempio, no? Di chi sta sempre a chiedere consigli, anche tutte le cose, che non fa un passo senza, esagerando. Quindi la dipendenza psicologica, o la dipendenza affettiva, o la dipendenza che si cerca l'approvazione, si cerca di farsi belli, d'accordo, agli occhi del direttore spirituale, per essere approvati, encomiati, importanti il suo cospetto, per essere valorizzati, per entrare nelle sue grazie, per ricevere lodi o servizi o cose di questo genere. Ma se ci sono queste cose, figlioli miei cari, ma quale divina volontà, capite? Ecco, ci meditiamo un po', ecco, la sintesi della meditazione di oggi è l'importanza dell'orazione mentale, sintetizziamo.
largo nel cuore, togliere le cose che non sono utili, perché sennò Gesù non ci entra, ascoltare, imparare ad ascoltare il proprio cuore e la voce della propria coscienza dove parla Dio e seguirla. E quarto, non avere nessuna forma di attaccamento malsana a nessuna creatura, perché altrimenti non avremo le grazie, non sentiremo chiara la voce di Gesù e non ci innamoreremo di Lui. E se non ci innamoreremo di Lui, Dio e i suoi doni li fa gli innamorati, folli, persi, capite? Dio è amore, dice San Giovanni, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. L'amore non è una cosa su cui faccio un discorso, d'accordo? È una cosa intellettuale, l'amore prende il cuore. E possiamo e dobbiamo, come del resto la Chiesa fa, proiettare analogicamente l'amore umano su quello soprannaturale, che è un amore sponsale quello con Dio. Sponsale vuol dire che ti prende tutto, che ti coinvolge tutto, che ti convoglia le risorse affettive. Abbiamo visto il desiderio fisso, polarizzato, desiderio che diventa preghiera, che diventa invocazione, che diventa grido: stai con me, vieni Signore Gesù, fammi questo dono, purifica, eccetera, no? Come dovrebbe tra l'altro poi sempre terminare la nostra orazione mentale. O Divina Maria, noi ti affidiamo questo tempo, queste meditazioni che hanno lo scopo di verificare tutto ciò che è presente in noi e che ostacola l'avvento beato e felice del regno del Divino Volere. Tu sei la più grande maestra spirituale che mai ci sia stata e ben conosci tutte le cose su cui abbiamo meditato. Prendici per mano. Portaci profondamente nell'interiorità di noi stessi, dentro le nostre anime, a guardarci con i tuoi occhi, che sono occhi di verità e al tempo stesso occhi pieni di amore e di misericordia, quindi che possiamo vedere sinceramente quello che c'è nel nostro cuore, senza rimanerne scandalizzati, senza rimanerne depressi o intristiti o scoraggiati, ecco, ma sapendo che è tempo di mettere mano all'aratro e lavorare, perché tutto ciò che ci ostacola nell'ingresso in questo felice regno del Divino Volere possa essere tolto e rimosso. Portiamo i frutti di questa meditazione odierna, facendo in modo, ecco, i punti fondamentali che ho sintetizzato, di custodirli nel cuore e di rievocarli nel corso della giornata, perché la meditazione non cessi in questa mezz'oretta, ecco, ma porti frutti pervasivi di santità e di vita in tutto l'arco della nostra giornata. Nella Divina Volontà vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria.